Presuppongo oggi un video breve perché devo liberarmi di cose. Quindi mi sono detto, facciamo un video ASMR sullo smontaggio di componentistica da schede di recupero. Ed è ciò che farò perché ho del troiame che occupa inutilmente spazio. Quindi devo assolutamente liberarmi di ciò e anche di altre cose. E quindi smonterò. Ale, per una volta ripresa fissa. Metteremo alla prova il saldatore Elto che ci ha regalato Alessandro, trovato nella spazzatura, perché è un saldatore a pistola di una volta e quindi è pesante, massiccio e scalda tantissimo. Allora, qua c'è una batteria, mi serve un cacciavite, un forcipe, mi serve un violentatore di attrezzi di violenza. Con gli attrezzi di violenza si lavora meglio. Qui c'è una CR2032. Per curiosità, vediamo quanto misura. Misura zero, totalmente zero. Quindi spazzatura. Ora faremo un contenitore di spazzatura, anzi no, lo butterò lì, nell'umido. Quali componenti recuperare? Allora, innanzitutto gli elettrolitici, a meno che non siano di marca orrenda. Ora, questi sono degli Elna. Gli Elna, secondo la mia esperienza, sono discretamente buoni e quindi li recupererò. Questo è un condensatore di alta tensione e quindi serve. Sono condensatori che comunque costano un po' se li dovete comprare. E come vedete, ho appena dissaldato un 450 volt 47 microfarad. Molto interessante e utile. Ma sì, recuperiamo i condensatori elettrolitici grossi perlomeno. Funziona bene il saldatore a pistola, devo dire che scalda bene. 1000 microfarad 63 volt. 1000 microfarad 35 volt. Solo che questa scheda ha l'orrore di avere i piedini che sono stati piegati male. Non ci riusciremo mai. Va bene, rinuncerò. Perché bisogna anche capire che a volte non è il caso. Queste belle resistenze grosse, però, io le vorrei estirpare. E questo è molto facile. Si tirano da sotto mentre si scalda uno dei cazzi ed esse vengono via. Questa anche. È rilassante. E si recuperano componenti costosi. Siccome qui non ci sono negozi di elettronica nel giro di 80 km, la soluzione quando servono componenti è ordinarli online oppure recuperarli e fare un minimo di scorta di cose che un giorno potrebbero essere utili, come queste resistenze. I saldatori a pistola di oggi purtroppo non sono così efficienti. Hanno sicuramente dei trasformatori più piccoli, scaldano molto meno. Ok, perché uso la violenza? Dopo aver tolto gran parte dello stagno, vediamo se neanche per il cazzo. No, ho detto che non ne vale la pena perché già mi sono rotto il cazzo. Qui abbiamo un trasformatore. No, sembra un re leone, un re leone enormone. Un enorme relè, sembra veramente un re leone questo qua. No, ma io non lo userò mai. Ah, maledetta allergia, maledetta. Bene, questa scheda può andare a fanculo. Sì, mi ha rotto i coglioni, se ne va a fanculo. Passiamo a questa. Il solito cazzo di MOSFET. Vaffanculo. Vaffanculo anche le alette, non mi servono. Usiamo la violenza. Violenza è bello. Usare violenza è sempre bene. Abbiamo questi condensatori, i quali condensano. Ci sono un pugno di condensatori Chemet 10 microfarad 63 volt, molto carini, ma me ne sbatterò. Questi a comprarli costicchiano. Sono della Rubicon. Vabbè, non male. Affanculo.
Vaffanculo. È nato ricco. A volte bisogna aggiungere dello stagno. Perché è nato ricco. Te. È nato ricco. Sì, è rilassante, ma a volte fa venire i nervi quando i componenti non collaborano. Questa ha rotto il cazzo. Fanculo. Ora più o meno la stessa cosa qui, ma sì, solo che recupererò solamente cose semplici tipo i condensatori, perché già i coglioni mi si sono sfracellati. Questo lo recupero. Ma sì, qualche resistenza la recuperiamo pure. Questi hanno... Questo è niente. Queste faranno la seguente se ci riesco. Ecco. Taglio da sotto e vaffanculo, eh. Ecco fatto. Ah, questo. Condensatore Troia. È nato ricco. Ai, è nato ricco. Questo vaffanculo. Oh, è nato ricco. Vaffanculo. Questo maledetto stagno RHS. Veramente un cancro. Pistola da 100 watt. Non c'è un cazzo da fare. Bene, ho recuperato 10 diodi, anzi direi forse 11 perché c'è anche questo. Saranno probabilmente dei diodi Schrottky. Però 22 microfarad 450 volt, utilissimo per i restauri radio a valvole simili. Il saldatore sta diventando veramente bollente, quindi fra un po' dovrò fermarmi. È veramente pazzesco questo stagno. Bisogna tenere il saldatore a 100 watt sparato per un bel po' di tempo appoggiato sullo stagno, perché sennò non si scioglie.
Va bene, ho deciso che me ne sbatterò di tutto il resto. Ovviamente lo stagno non accenna a sciogliersi. Pazzesco quanto bisogna stressare componenti e saldatore. Quest'inutile cazzata di togliere il piombo dallo stagno è stata fatta secondo me unicamente allo scopo di rendere difficili le riparazioni. C'è un cazzo da fare. Tutto più complicato. Qui non c'è praticamente un cazzo di utile, non me ne frega un cazzo di tutto il resto, però... Ok, basta guardare, basta. Però, ripensandoci, ho visto dei condensatori Nichicon. Nichicon si recuperano. Condensatore da 1 kV, interessante. Carini, ma con piedini piegati. Bastardi, bastardi. Bastardi luridi, luridi, basta. microfarad 450 volt. Ma il saldatore è troppo bollente. Pausa. Allora, i condensatori Chang no. I condensatori Samsung no, ma questo è un Chang 22 microfarad 450 volt. Comunque sia, io lo levo dal cazzo. Pazzesco, pazzesco veramente. Va bene, tutto il resto è spazzatura. Chang no, Samsung no. Via. 100 microfarad 450 volt di marca discutibile, però no, questo non lo recupero. Suscon no. Ok, questo al diavolo. E abbiamo finito, perché qua c'è un 33 microfarad 450 volt. Dai, recuperiamo anche questo. Bene. Abbiamo ottenuto del RAE che conferiremo all'isola ecologica nella sezione umido, ovviamente. Ma quello che abbiamo recuperato è una manciata di componenti. Questi sono condensatori elettrolitici a bassa tensione. Spicca questo enorme 2700 microfarad 40 volt di forma strana. Un pugno di resistenze di discreto wattaggio, che poi vediamo di che si tratta. Questi sono da 200 volt. Questi sono quelli che si usano tipo nei filtri audio. Devo scrivere il valore su questo. Dei diodi, dei condensatorini ad alta tensione, delle induttanze di vario tipo, ma soprattutto questi condensatori da 400 volt elettrolitici. Vediamo di cosa si tratta, perché giusto per capire di cosa stiamo parlando, io ne avevo uno in mano poc'anzi. Questo è un Rubicon 400 volt 330 microfarad, e se io vado a vedere su un sito tipo tme.eu vediamo che costano quasi 2,5 euro l'uno, 3,02 euro, 3,04 euro, addirittura 4 euro, 4 euro, 7 euro l'uno questo qua della Nichicon, quindi di marca. Sembra identico, ma è Rubicon. Comunque sono pezzi costosi. Questo costa 6,03 euro, 4 euro, quindi siamo attorno ai 2-3 euro. Adesso questa marca non c'è, però potrei effettivamente cercarla. E quindi qua ci sono già 10 euro di componenti più o meno. Rubicon, questi sono 4. Questo cos'è? 450 volt 47 microfarad, la Daewoo. Sono componenti che costano 120 microfarad 450 volt. Qua ci sono sì e no una decina di euro di soldi risparmiati, e di componenti che verosimilmente al 98% comunque funzionano per quello che uno deve fare. Si perde un po' di tempo, si smonta ciò che vale la pena smontare in base alle proprie necessità, si recupera spazio
Sì, e si salva il pianeta recuperando componentistica, che andrebbe buttata, diventerebbe un rifiuto pericoloso.